Ferma un momento, guardi l'uccellino. Che effetto ti fa Mary Poppins aver vinto la corsa? Oh, beh... Diventare ricca e famosa? Sì! Vedersi fotografata per i giornali. Naturalmente ne sono felice. È giunta a essere così bella, se posso dirlo. Oh, ecco io. Probabilmente non vi sono parole per esprimerlo. Via, 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 signori, vi prego. Al contrario, c'è una parola adattissima. Dico bene, Bert? Digli qual è. Bene. E supercalifragilisticexpialidocious, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidocious. Ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimare, finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò: rimase così male che meglio ci riprovò. Oh, supercalifragilisticexpialidocious, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrà un successo strepitoso. E sempre ovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà. Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitano per il tè. Supercalifragilisticexpialidocious, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidocious. Si può dire anche all'inverso: dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non senza credi? Senza dubbio. Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare. Per esempio. Sì? L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa. Supercalifragilisticexpialidocious.